Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è... Chi è? Sono Ernesto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo video sui fumetti ed abbiamo il bellissimo Wolverine Origini. Questa nuova edizione della Panini Comics in versione libro antico, bellissima. Se vi ricordate, avevamo già fatto dei video riferiti a questa bellissima collana ultra lusso della Panini Comics e questo è il quarto uscito. A noi, a livello di video, ce ne manca uno che vi porteremo e oggi però concentriamoci su questo tomo bellissimo. Io direi di aprire subito il tomo. Vediamo, c'è che tecniche ormai. Altro che artigli di Wolverine. Sì, qua. Sì, abbiamo le dita di Maga. Compra. Come al solito, riciclate. Sì, okay. Eccolo qua. Allora, si presenta subito con il suo classico ormai cartoncino che non va ad intaccare la copertina. E dietro, ora lo passo a Dalma perché se no non dice niente in questo video. E dietro c'è scritta, diciamo, ciò che contiene questa bellissima edizione. Per la prima volta troviamo le due saghe chiamate Origin e Origin 2, composte rispettivamente da 6 e 5 numeri, e quindi si ha la completa saga di Origini di Wolverine. E saga che peraltro è stata richiamata anche nel mondo cinematografico di Wolverine con il primo film, diciamo, di una trilogia chiamato appunto Wolverine le origini, dove troviamo la nascita di questo mutante che tutti il noi più amiamo. Famoso mutante al mondo. Esatto. Queste versioni extra lusso poi sono veramente curate al 100%. C'è perfino un segnalibro in tessuto che ci aiuta a tenere il punto di dove eravamo arrivati a leggerlo. Poi non ci sono solo le due storie, Origin e Origin 2, ma ci sono dei bellissimi bozzetti e delle interviste extra molto belle. Sì, sono un po' degli extra che a noi sono mancati tantissimo con l'edizione di Planet Hulk, vi rimando al video se non l'avete visto. E mentre qua ritorna la giusta moda di inserire un po' di bozzetti preparatori, interviste, spiegazioni, per ampliare un po' la retrospettiva della storia. È proprio per questo che mi piacciono i fumetti, perché non sono solo dei semplici disegni stampati su carta con delle storie, con dei personaggi, eccetera. È tutto vivo e pulsante, è pensato e studiato. Ogni vignetta ha la sua storia. È bello leggere i fumetti, ragazzi. Leggete i fumetti! Hashtag. Questo fumetto deve essere proprio presente nelle collezioni dei fan di Wolverine e degli X-Men, ma non solo, anche di tutti i fan Marvel, perché sono due storie importantissime per l'epopea, per la storia editoriale di Wolverine, di Logan, del nostro mutante preferito. Questa storia di Wolverine è ambientata a cavallo tra il XIX e il XX secolo. È una storia molto intima di Wolverine, perché vengono proprio narrate ciò che poi Wolverine diventerà. Infatti Wolverine non nasce subito con lo scheletro in adamantio, con questi tre artigli e lo scheletro ultra potenziato dal programma Arma X, ma ha tutta una storia sua dietro, appunto ambientata intorno ai 200 anni fa circa, ed è raccontata divinamente, e aggiunge. Anche perché, come ben sapete, i primi artigli di Wolverine erano artigli ossei. Esatto. Non erano, come ha detto Daim giustamente, artigli da adamantio, super mega indistruttibili, eccetera. Quindi vedere proprio come scopre di avere questi poteri, come nasce, come li usa, come si incavola col mondo, anche perché è stato abbastanza sfortunato. Eh sì, abbastanza. È una cosa veramente bella che la Panini ha riproposto in edizione stralusso, che non possiamo non consigliarvi. Se amate i fumetti Marvel, acquistatelo assolutamente. Eccoci ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mondo virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Qui su YouTube, con una bella artigliata da adamantio, potete cliccare alla nostra mitica campanella e la distruggerete perché siete da adamantio. Allora, con un bel pugno da Wolverine senza artigli potete attivare la nostra mitica campanella, così facendo rimarrete per sempre aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri video. Qua sul canale facciamo unboxing review di state, guide di lettura per principianti, consigliamo film, serie TV, fumetti, unboxing review di console, eccetera. Ma andate a vedere i nostri video
passati, ragazzi, perché se li guardate sicuramente vi verrà voglia di iscrivervi al mondo virtuale Official Channel e vi affezionerete, forse, penso, credo, spero, a questi due pagliacci qua. Siamo anche su Facebook e lì condividiamo immagini, video, trailer, notizie dal mondo nerd che tanto ci piace, tanto ci appassiona e con cui vorremmo anche discuterne qui insieme a voi. Quindi seguiteci su Facebook, iscrivetevi al canale, io sono anche su Instagram, se volete fare il pacchetto completo del mondo virtuale Official Channel, metto una foto nerd praticamente ogni giorno e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Leggete i fumetti, come sempre, e buon Natale a tutti. Ciao, buon Natale!